Ciao a tutti, amici! Sto facendo il resoconto. Sto facendo il resoconto di tutti i ciuschi che ho preso e sto usando Cha-Ching, che è una specie di QuickBook contabilità, però è molto più bello. E dopo posso vedere qui, posso vedere transizioni, Skype. Ah, Skype sto 10. Che Skype, ho fatto un resoconto totale. Ho speso $96 in tutto l'anno. Poi è bello perché c'è anche l'applicazione dell'iPhone di Cha-Ching, che dopo, quando comprate un ciuschi, lo segnate subito, poi lo sincate, sincronizzate col computer, poi viene. Però questo qui lo cancello perché ce l'ho sotto. Poi la cosa bella è che non mi devo più guardare tutte le fatture, che è un gran casino. Si va tutto online. Allora basta che sono andato in Gmail, ho guardato tutte le ricevute di Skype, copia e incolla, insomma, molto comodo. Perché infatti c'è andare a trovare gli scontrini effettivi. A parte che molti neanche ce li ho, addirittura tipo l'Apple Store, che è l'unico negozio, almeno che io sia mai andato, che lo scontrino te lo manda via email. Cioè, volendo te lo chiedo, te lo stampano anche, però me l'hanno sempre mandato via email. E allora è molto comodo. Io poi, quando lo ricevo in Gmail, ho fatto una label. Allora, ho messo questo qui, tasse del 2008, 2009, 2010. Quando arriva una cosa, tac, lo label. Così alla fine dell'anno, quando fa scoso, lo metto a posto. Perché io, quando poi vado da quella dal commercialista, che da noi si chiama CPA, CPA, gli porto lo stampato e in 10 minuti ha fatto tutto. Infatti mi fa sempre lo scontone, perché altrimenti lei costa tipo $300. Però con tutto accelerato così, $100, mi fa lo scontone. Che altri vanno con tutti i fogli sparsi, invece il mio super catalogato, poi quando lo vado a stampare, no, di qua, quando lo vado a stampare è tutto bello, poi posso organizzarlo per date. Ecco, praticamente ho 5200 ciuschi, $5200 in ciuschi. Però ci sono ciuschi e poi ci sono ciuschi, cioè sono tutti ciuschi inerenti al lavoro. Ad esempio $59, un coso per imparare a usare Expression Engine, Skype, l'hosting, queste cose dell'IGA, Croce Rossa, che è donazione che ho fatto ed è scalabile, perché per le cose di carità sono tutto scalabile. Poi MacBook 2300, MacBook Shipping, ho fatto lo shipping separato, lo devo guardare perché dopo l'avevo incluso. Apple Display Cinema, vediamo la cosa più costosa che ho comprato l'anno scorso, il MacBook Pro 2300 e anche il monitor $961, monitor Apple Cinema 24 pollici, poi la fotocamera, poi Croce Rossa, poi Best Buy, poi l'hard disk da 1 terabyte, l'hosting, poche cose. Comunque devo ancora, sto a Parallels 4, c'è qualche problema, non mi ha registrato il coso. Comunque, visto che adesso direte, ma come si chiama il programma? Cha-Ching, se non lo trovate, cercatelo in Google. L'altro ieri ho fatto vedere Bump to Mac. No, è il link. Scrivi Bump to Mac su Google, la prima cosa che verrà fuori. Un link. Comunque Cha-Ching è bello, mi piace. Poi anche l'applicazione dell'iPhone fatta bene. Allora, devo mettere ancora tutte le cose del dentista. Poi devo mettere il telefono di casa, che è scaricabile per il lavoro. E voi direte, perché? Perché metti che il marificio mi chiama a casa, una cosa di lavoro, cosa che è successa, è già scaricabile. Poi, allora, il cellulare iPhone scaricabile. Ah, l'iPhone! Ma l'ho messo l'iPhone?
E non l'ho ancora messo. Ma l'iPhone l'ho preso nel 2009. Sì. E quello TOC, quanto ho speso? $300. Poi l'abbonamento dell'iPhone, tutto scaricabile perché lo uso anche per lavoro. Internet a casa è scaricabilissimo perché lo uso anche per lavoro. Poi il dentista non è tanto scaricabile, però se te spendi un sacco di soldi in spese mediche, devi superare almeno, mi pare, $5,000. Allora dopo qualcosa scarichi. Infatti io, secondo me, dal dentista avrò speso $5,000. Ma adesso sono un gioiello. Poi non lo so. Poi vabbè, c'è la casa. La casa, gli interessi sulla casa si scarica un sacco. Infatti con quello un sacco. Se no dovrei pagare un sacco di tassi in più. Adesso ci guarderò. Devo mettere quello, devo mettere quell'altro. Invece gli interessi sulla macchina non si scaricano. Una volta si scaricavano, adesso non si scaricano più. Però io sono un lavoratore improprio, ho più tasse. Invece se faccio una Inc. Allora ho meno tasse, perché dopo vengo considerato una compagnia. Però è più incasinata, perché alla fine dell'anno devo fare l'annual report, praticamente il bilancio, con tutte le cose. Poi devo avere i ciuschi, le robe di lavoro separate, quindi due carte di credito, due patenti, due carte d'identità. No, questo era di un film. Che film? Era il film E allora Mambo, che c'era Ruben Marosca e poi c'era l'italiano, non mi ricordo come si chiama. Ah, bisogna avere due patenti, due carte d'identità, due pediatri, due questo, due questo. No, devi avere due conti in banca, uno per i ciuschi non scaricabili e uno per le cose di lavoro. Quindi tutte le cose di lavoro le scarico. Poi, ecco, a far vedere, una cosa che potrei scaricare, che mi piacerebbe andare, è questo evento che fanno a Orlando, il prossimo mese. Allora, ci sono i grandissimi nomi del design americano, tra i quali Kelly Goto, che è una giapponese che ho già incontrato, che lei lavora a San Francisco e fa City Web. Mi ricordo tipo 5 anni fa quando la incontrai, quando ancora nessuno sapeva niente di CSS, robe varie, nessuno faceva ancora tutte le tabelle. Lei faceva già vedere che aveva fatto il sito della compagnia senza tabelle, tutto tableless. E tutti, ma cos'è sta roba? Poi comunque questi qui lavorano per Macromedia, sono super esperti. Poi c'è Christopher Schmitz, che è l'autore di CSS Cookbook, Stephanie Sullivan, coautore di Mastering CSS with Remover CS4. Poi c'è jQuery Workshop con David McFarland, autore di JavaScript Missing, Ethan Marcote, autore di quello. Poi ci sono workshop dove ti fanno provare, ti fanno vedere le cose, due giorni. L'unico problema è che costa, mi pare, $600 o $700. Sarebbe bello, perché poi c'è il workshop su HTML5, fanno vedere trucchi, poi tutti i trucchi. Ma questo non c'è il Expression Engine. Però mi ricordo che il mio ufficio una volta ha detto, se te vai a delle conferenze inerenti al lavoro te lo pago io, quindi adesso li chiedo. Però ho guardato, costa un sacco. Questo comunque è scaricabilissimo, però $700, posso comprarmi un iSlate. Ma l'iSlate è inutile, basta! Adesso, mercoledì, quando lo guarderò, dovevo guardarlo con l'ottica di dire è inutile, non mi serve un cavolo, non lo userò mai. E non lo comprerò. Devo resistere, però. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti. Ritorno a fare questi casi qua.